Qualche settimana fa una mia paziente mi ha detto: "Dottore, ma lei non mi dà mai una rassicurazione? Non mi dice nulla per placare la mia ansia?" Nel video di oggi voglio spiegare perché dare rassicurazioni non è sempre l'aiuto migliore. Ma prima di andare avanti, ti ricordo che su questo canale 2 volte a settimana condivido con te dei video nei quali parlo di psicologia, autostima, relazioni, crescita personale. Se ti interessano questi argomenti, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche, così sarai avvisato ad ogni nuova uscita. Se poi vuoi accedere a dei contenuti esclusivi e partecipare alle dirette mensili, abbonati ed entra a far parte della mia community. Ma ora entriamo nel vivo dell'argomento, parliamo di rassicurazioni. Se da un lato la rassicurazione dà un beneficio immediato alla persona che soffre di ansia, dall'altro può cronicizzare il problema, può portare la persona a cercare sempre più rassicurazioni. Ad esempio, qualche anno fa ho lavorato con Giorgia, una ragazza che soffriva di ansia sociale. La ragazza mi ha chiesto aiuto perché ha preso consapevolezza che il suo bisogno di rassicurazioni stava interferendo con le sue relazioni. La ragazza si è accorta, riflettendo sulla sua storia, che ha cominciato a chiedere rassicurazioni alla madre ogni volta che doveva uscire. Le chiedeva rassicurazioni sull'abbigliamento, sul trucco, sui capelli. Questo atteggiamento, questa richiesta continua di rassicurazioni, ha poi influenzato anche il rapporto con le amiche, ha influenzato il rapporto con il proprio partner. Un giorno il ragazzo ha sbottato e le ha detto: "Basta, non ti darò più nessuna rassicurazione, risolviti i tuoi problemi." Quella frase ha fatto accendere un campanello nella mente di Giorgia. In quel momento la ragazza ha capito che questa sua fame di rassicurazioni stava rovinando i suoi rapporti e questa consapevolezza l'ha spinta a chiedermi aiuto. Le persone che soffrono di ansia spesso chiedono rassicurazioni, è spontaneo, naturale nei momenti di difficoltà chiedere aiuto alle persone esterne. Se da un lato la rassicurazione placa la nostra ansia, placa immediatamente il nostro disagio, a lungo andare però la rassicurazione può cronicizzare il disturbo. Cerchiamo di capire che cosa avviene nella mente di una persona che soffre di ansia quando riceve continue rassicurazioni. Come fa la rassicurazione a cronicizzare il problema? Quando la persona soffre di ansia e riceve la rassicurazione dall'esterno, è come se si sentisse al sicuro grazie all'input, alla rassicurazione che proviene da un'altra persona. Questo porta immediatamente la persona a stare bene, però atrofizza l'autostima, atrofizza le proprie capacità di rassicurarsi. La persona che si abitua a ricevere le rassicurazioni dall'esterno atrofizza la sua stessa capacità di placare la propria ansia. Giorgia, ad esempio, dopo che il ragazzo aveva bloccato questa sua continua richiesta di rassicurazioni, ha dovuto affrontare da sola la propria ansia. La ragazza all'inizio pensava che l'ansia fosse intollerabile, che l'ansia fosse ingestibile. La ragazza pensava di non avere le capacità per gestire la propria ansia. Questo senso di incapacità era proprio la conseguenza della continua ricerca di rassicurazioni. Se da un lato il suo senso di incapacità l'aveva portata a chiedere rassicurazioni alla madre all'inizio del suo disturbo, con il tempo il continuare a chiedere rassicurazioni ha atrofizzato sempre più il suo senso di capacità. È come se lei si sentisse ogni volta più incapace. La ragazza, chiedendo continue rassicurazioni all'esterno, ha cominciato a pensare: "Io ho bisogno delle rassicurazioni all'esterno. Se non ricevo rassicurazioni dall'esterno,
Io non sarò in grado di gestire questo malessere. Io non sarò in grado di sopportare questa sofferenza. Queste sue convinzioni la portano ad avere sempre più bisogno di rassicurazioni. E questo è il motivo per cui le rassicurazioni cronicizzano i disturbi. Se sei una persona che soffre di ansia, osserva se hai la tendenza a chiedere rassicurazioni, osserva se hai la tendenza a chiedere in maniera eccessiva le conferme dall'esterno. Se accade questo, stai attento. Significa che puoi cronicizzare in maniera inconsapevole i tuoi problemi. Come ti ho detto, può accadere che il bisogno continuo di rassicurazioni porti la persona a reggere, a fondare le sue relazioni su questo atteggiamento. Molto spesso la persona ha così bisogno di avere rassicurazioni dall'esterno che non riesce a parlare di altri argomenti, oppure che altri argomenti abbiano solo una piccola parte in tutta la conversazione. La persona ha sempre più bisogno di rassicurazioni dall'esterno, altrimenti non riesce a placare il suo disagio. Quando chiedi rassicurazioni agli altri, stai delegando all'esterno il tuo benessere. Per stare meglio, per placare la tua ansia, avrai sempre bisogno delle conferme esterne. Se vuoi invece stare bene a lungo termine, è fondamentale che tu riscopra le tue capacità. E come puoi fare questo? Impara piano piano a non chiedere rassicurazioni. Ho spiegato questa strategia ad una mia paziente che aveva un problema di ipocondria. Ogni volta che aveva un dolore oppure che sentiva un disagio, cercava conferme e rassicurazioni all'esterno. Spesso chiedeva aiuto agli amici oppure scriveva dei post su Facebook nei quali chiedeva rassicurazioni. Questo atteggiamento però l'aveva portata ad affidarsi completamente agli altri. Si sentiva tranquilla solo quando riceveva delle rassicurazioni. Gli ho spiegato quindi di limitare questa sua richiesta. E con il tempo lei mi ha detto che sentiva l'ansia salire, sentiva il disagio aumentare. Questo è normalissimo. Ma la ragazza ha anche scoperto che questo disagio pian piano diminuiva, anche senza ricevere rassicurazione all'esterno, la sua sofferenza diminuiva, la sua ansia diminuiva. Questo perché lei pian piano cominciava a prendere consapevolezza che i suoi pensieri eccessivi, le sue previsioni negative erano solo pensieri. La ragazza con il tempo ha preso sempre più consapevolezza che poteva gestire la situazione. Con il tempo sono diminuite le sue richieste di rassicurazioni fino al punto da non averne più bisogno. Un giorno la ragazza mi ha detto: "Io le rassicurazioni non le voglio più dall'esterno perché riesco a darmele da sola." Questo è il lavoro che puoi fare. Se tendi a chiedere rassicurazioni all'esterno, fermati. Cerca di limitare questo tuo atteggiamento e impara a gestire la tua ansia. Anche se all'inizio quest'ansia sembra insopportabile, anche se all'inizio senti questo dolore come qualcosa di ingestibile, con il tempo scoprirai che puoi farlo. Con il tempo scoprirai che hai le capacità per gestire la tua ansia. Il tema delle rassicurazioni è un tema molto ampio e complesso, dà spazio a tante domande, quindi se hai dei quesiti, tranquillamente scrivi nei commenti. Spero che questo video ti stimoli a riflettere sulla tua tendenza a chiedere rassicurazioni. Come sempre, se hai dei dubbi, tranquillamente puoi scrivere nei commenti, poi ti consiglio di vedere questo video sulle tre cose da non fare se soffri di ansia. Qui ti ricordo di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.